Stranezze dal mondo, meraviglie e curiosità incredibili. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Come recita il proverbio, paese che vai, usanza che trovi. Questo detto si applica anche al bagno. Mentre ci si sposta tra i continenti, non solo lo stile e l'arredamento dei bagni variano, ma anche le pratiche e le consuetudini legate a questa stanza. Potrebbe sorprendere scoprire che in altre nazioni esiste un modo completamente diverso di vivere lo spazio del bagno e potremmo trovare interessanti usanze da adottare nella nostra vita quotidiana. Il bagno, insieme al resto della casa, rivela molto sulla cultura del paese e dei suoi abitanti. Quando confrontiamo il nostro bagno con quelli all'estero, notiamo subito differenze, come la mancanza del bidet, che è solo una delle molte. Anche solo al di là dei confini italiani si possono notare le prime divergenze. In Francia, ad esempio, è comune trovare i sanitari disposti in una stanza separata dal resto del bagno. Questo bagno alla francese consiste quindi di una stanza più piccola per il water e una seconda stanza con lavabo, doccia e o vasca. Muovendoci verso nord, in Germania, Austria e Olanda, ci si imbatte spesso nei cosiddetti WC a mensola, così chiamati per la loro particolare forma orizzontale che favorisce il deflusso dell'acqua in modo diverso rispetto a quanto siamo abituati. In Svezia, invece, potremmo trovare una casetta di legno con un cuore intagliato, segno di un utedass, un gabinetto a secco che viene svuotato periodicamente e che solitamente si trova nelle zone meno urbanizzate. Per quanto riguarda i rivestimenti, una pratica comune in Gran Bretagna e Scozia è pavimentare l'intera casa con il mouquet, compreso il bagno. Contrariamente a quanto si possa pensare, il WC alla turca o squat toilet non è comune in Turchia, ma piuttosto in paesi come Cina, India e Africa. Sebbene possa sembrare scomodo, molti ritengono che sia la soluzione migliore per prevenire infezioni e patologie pericolose ed è quindi spesso utilizzato in bagni pubblici ad alto traffico. Negli Emirati Arabi, invece, non è comune limitarsi alla carta igienica per la pulizia personale. Per questo motivo, le toilette in Medio Oriente sono dotate di un'apposita doccetta accanto al WC per consentire di lavarsi, simile al nostro bidet. Giappone e Corea sono all'avanguardia nella tecnologia dei bagni. Entrare in una di queste toilette è un'esperienza simile a salire su una navicella spaziale. Si parte dal sedile riscaldato, ai sensori antiodore, alla radio con la possibilità di cambiare stazione, fino allo spruzzino integrato nel WC, simile a un bidet, il famoso washlet, e persino la funzione asciugatrice. Inoltre, lavandini e sciacquoni sono dotati di tecnologia touchless, rendendoli ancora più igienici. In America Latina è comune non gettare la carta igienica nel WC a causa delle tubature e della mancanza di un sistema fognario adeguato. Questa pratica, seppur apparentemente insolita, evita l'insorgere di intasamenti e danni agli scarichi, tanto che ora è adottata anche in altri paesi, come in Asia e molte località insulari. Mentre in Australia sfatiamo il mito che l'acqua scorra nel senso antiorario e potete star tranquilli che non ci sarà alcun incontro spaventoso con ragni o serpenti usciti dal vostro WC. In numerose culture il bagno va oltre l'igiene personale e include rituali di benessere ancora praticati oggi in molti paesi. Orofu, rituale giapponese. Consiste in un bagno bollente, dopo aver lavato corpo e capelli, all'interno di una vasca di legno chiamata Hinoki alla fine della giornata. Serve a purificare e liberare lo stress accumulato. Secondo la tradizione, la vasca viene utilizzata da tutti i membri della famiglia in ordine gerarchico, senza cambiare l'acqua. Sauna finlandese per purificarsi. Come suggerisce il nome, la sauna ha una grande importanza in Finlandia per purificare corpo e mente.
fa parte del quotidiano di molte persone e la maggior parte degli edifici prevede una sauna a disposizione dei propri abitanti. Nella sauna vera e propria si entra completamente nudi, uomini e donne insieme. È tradizione frustarsi con un mazzo di rami di betulla per migliorare la circolazione. Hammam, bagno turco d'Oriente. Oggi diffuso anche in Occidente, l'hammam prevede diverse fasi di purificazione tramite vapore, esfoliazione delle cellule morte e infine tonificazione mediante massaggio. Il percorso porta corpo e mente a rilassarsi completamente. Originario della Turchia come rituale per coniugare pulizia del corpo e religione, l'hammam è diventato nel corso dei secoli il fulcro della vita sociale in molti paesi. In conclusione, l'esplorazione dei bagni in tutto il mondo rivela una ricchezza di diversità culturale e tecnologica che va oltre il semplice atto dell'igiene personale. Attraverso queste diverse pratiche e tradizioni ci immergiamo nelle sfumature della vita quotidiana delle persone in varie parti del mondo, offrendoci uno sguardo intimo sulla loro storia, valori e modi di vivere. Dai moderni e tecnologicamente avanzati bagni giapponesi e coreani, che trasformano il momento del bagno in un'esperienza futuristica, ai tradizionali rituali di purificazione come la sauna finlandese e l'hammam turco, che risalgono a secoli di storia e cultura, c'è molto da imparare e apprezzare. Oltre alla varietà di approcci tecnologici e rituali, i bagni Qi offrono una finestra su questioni pratiche e ambientali. Ad esempio, il divieto di gettare la carta igienica nei bagni latinoamericani riflette le sfide infrastrutturali e ambientali affrontate da molte comunità, mentre l'uso diffuso di bagni a secco in alcune regioni sottolinea l'importanza della sostenibilità e della conservazione delle risorse idriche. Inoltre, esplorando le tradizioni dei bagni in tutto il mondo, ci rendiamo conto che queste pratiche vanno oltre la semplice pulizia fisica. Rappresentano momenti di relax, di socializzazione e di connessione con se stessi e con gli altri. I bagni diventano quindi luoghi di incontro culturale e sociale, dove le persone condividono esperienze, storie e tradizioni, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale e a promuovere la comprensione interculturale. In definitiva, l'esplorazione dei bagni in tutto il mondo ci invita a guardare oltre le differenze superficiali e a riconoscere la nostra comune umanità. Attraverso la diversità dei bagni possiamo scoprire un senso di connessione e di appartenenza globale che ci arricchisce e ci ispira nel nostro viaggio alla scoperta del mondo e di noi stessi. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.